Siamo a Roveredo di Guà, al margine della 16ª edizione della Festa del Radicchio Rosso di Verona, e abbiamo appena assistito allo spettacolo teatrale di Dario Carturan. Dario Carturan da ormai 10 anni calca i palcoscenici della Bassa Padovana, portando uno spettacolo molto particolare incentrato sulla cultura, sulle tradizioni e su quello che è il nostro territorio, su quello che era e su quello che dovrà diventare. C'è la voglia di ripescare i valori del passato e coniugarli col vivere d'oggi. E per i valori del passato si intendono un po' le nostre tradizioni, il nostro modo di vivere, legate a una civiltà contadina che è arrivata al tramonto. Da questa civiltà contadina, che ho ereditato un po' dai miei nonni, ho cercato di tenerla viva e di confrontarla con i cambiamenti e il mutare del vivere d'oggi, creando uno spettacolo dove il passaggio storico si fonde poi con i cambiamenti e col vivere d'oggi. Tu cali il tuo spettacolo su ogni paese in cui vai, e con una ricerca dei personaggi che l'hanno fatto, delle personalità storiche che hanno vissuto questo paese e che lo hanno fatto diventare così. Oggi ad esempio ci hai parlato di Roveredo di Guà, ci hai parlato del mondo contadino che hai trovato. Questa tua ricerca come la riesci a portare avanti? La ricerca è un po' personalizzata, nel senso che c'è lavoro anche grosso dietro, ma è una scelta, perché passando di paese in paese cerco di cogliere la storia, documentandomi, andando alla ricerca anche di storie vecchie a casa delle persone, e raccolgo queste storie cercando di cogliere l'essenza proprio del paese. Quindi ogni spettacolo diventa un po' unico nel suo genere. A questa storia aggiungo anche dei personaggi tipici che sono però della Bassa Padovana, che sono, che so, l'ombra, il tazzarolo che andava dentro le osterie, la vedova che portava il vestito nero in lutto, no? Ma anche personaggi di attualità, come il confronto tra il nipote e il nonno, tra due generazioni, cercando un'occasione però così di rivivere i valori dei contadini, trovando lo spunto per riflettere, per poi capire dove stiamo un po' andando. Siccome siamo cambiati moltissimo nel territorio, nella vita di tutti i giorni, stiamo rischiando di diventare anonimi, e così queste storie hanno la voglia da parte mia di conservare un'identità che è fondamentale per poi capire dove andremo di questo passo, insomma. Un aspetto caratterizzante del tuo spettacolo è anche la ricerca sul dialetto. Che cos'è il dialetto per te? Durante lo spettacolo non faccio uno spettacolo interamente di dialetto, parlo un po' in italiano male, parlo una lingua che è quella di tutti i giorni. Mi rendo conto che nel parlando questa lingua mista stiamo perdendo i vocaboli tipici della nostra terra, e per dialetto intendo quell'essenza di parlata che era tipica di zona in zona. Addirittura dopo un chilometro si parlava con un'altra cadenza. Dietro una parola dialettale c'è tutto un discorso, tutta una cultura, e mi sono accorto che la stiamo perdendo. Allora, raccogliendo nelle zone queste sfumature dialettali, cerco di portarle con ironia nella realtà, senza trascurare la parlata d'oggi, il vivere d'oggi, perché solo così la gente può recepirlo meglio. Un elemento fortemente caratterizzante della tua ricerca e della tua espressività nasce dal fiume Frassine. Tu stai cercando di fare un percorso lungo questo fiume, vero? Il Frassine è un'occasione per me, è capitato un po' attraverso la rottura di novembre 2010, che ho fatto uno spettacolo a Saletto, che era il quartier generale di questa rottura del fiume, e da lì mi sono spostato a Borgo Frassine, perché mi è stato richiesto di parlare anche di questo argomento, ma anche delle vicende legate al fiume, perché non ricordiamo solo il fiume attraverso le rotte, ma ricordiamolo anche attraverso le storie di vita ambientate sotto i suoi argini. E allora mi sono detto, da Borgo Frassine, ora mi trovo a Roveredo di Guà, chissà che di questo passo non si vada anche a Colonia Veneta, che è ricca di storia e di vicende legate a questo fiume. E allora mi sono detto che potrebbe essere l'occasione di ripercorrere il percorso di questo fiume, magari, che ne so, voglio azzardare, arrivando addirittura alle sorgenti, calandomi nelle storie e riportando nei paesi che sono vicini. Chi sei nella vita di tutti i giorni? Sono il classico elemento che deve ancora capire cosa farà da grande. Poi dal 2002 questa cosa così teatrale, che è venuta per caso, non ho nessuna base teatrale, nessun fondamento, non ho fatto nessun studio,
E poi mi sono trovato incoraggiato da tante persone che dicevano porta avanti, perché questa tua qualità, questa tua voglia di raccontare, perché sono le storie della nostra terra e speriamo che non vadano perdute. Attraverso il palco puoi ricordarle. Bene, allora noi ringraziamo Dario, grazie, complimenti, complimenti per la tua ricerca, complimenti per il tuo lavoro di riscoperta delle nostre radici e delle nostre tradizioni, e un in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, un saluto a Pianura News e a tutti gli amici e sostenitori che da tempo mi seguono, un grazie per la fiducia e per l'incoraggiamento che mi date. Grazie a tutti, alla prossima.